Lorenzo, iniziamo subito. Come sempre, apriamo con l'oroscopo musicale curato dall'amica Silvia Pagni. Bentornati a tutti all'oroscopo musicale. Sempre sotto il segno del toro nasceva un cantante, attore italiano e personaggio italiano della televisione che conquistò negli anni 80 i cuori dei giovani. Nel 1962 a Parma nasceva Scialpi, figlio unico di un agente di polizia e di una segretaria di un istituto farmacologico, scoperto da Franco Migliacci che nota in lui un potenziale e decide di produrlo. Scialpi esordisce a fine estate del 1983 con il singolo Rocking Rolling e relativo video con un look particolarmente efficace, studiato da Guido Arari. Il brano ottiene un ottimo successo, vincendo nella sezione Disco Verde del Festival Bar 1983 e facendo diventare Scialpi un idolo dei giovanissimi. Subito dopo esce il suo primo album, Estensioni, sempre curato da Migliacci, che contiene tre brani scritti anche dal grande Mango. Il disco è ricco di sonorità elettroniche, contiene brani come Lio e Less. La romantica Mi manchi tu è una reinterpretazione di Nero e Blu di Mango. Ottiene anche il telegatto di TV Sorrisi e Canzoni come rivelazione dell'anno. Consolida il grande successo con un brano scritto da lui, Cigarettes and Coffee, arrivando secondo al Festival Bar del 1984. Questo brano, Cigarettes and Coffee, verrà anche interpretato dalla grande Mina nell'album Sorelle Lumière. Nel 1984 esce anche il mini album Animale, che contiene Ti piacerà e Notturno, brani inseriti nella colonna sonora del film Vacanze d'estate. Nel 1986 Scialpi partecipa al grande festival di Sanremo con un brano techno pop dal titolo No East No West, ottenendo un ottimo successo di vendite. Durante l'estate del 1986 è di nuovo fra i protagonisti del Festival Bar con il brano Cry, la voce dentro. Nel 1988 esce il singolo Pregherei, cantato in duetto con la cantante inglese Scarlett, diventando il successo dell'estate e vincendo il Festival Bar del 1988. Nel 1990, insieme alla collega Sabrina Salerno, è nel cast della trasmissione Ricomincio da due, condotta da Raffaella Carrà. E nel 91 appare come guest star nell'episodio in Emilio Caprese e in città del film L'ispettore Derrick. Nel 1992 torna sul grande palco del Festival di Sanremo con il brano È una nanna, ma viene eliminato subito durante la prima serata. Anche l'album 360 gradi uscirà a ridosso del Festival di Sanremo, ma senza successo. Otterrà un discreto successo nel 1994 con il brano Baciami, realizzato con RTI Music. E l'album successivo, Spazio 1995, fu un flop di vendite. Nel 1995 Scialpi debutta nel musical Pianeta Proibito insieme a Chiara Noscese e Gianpietro Ingrassia, ottenendo lusinghieri consensi. Nel 2008 è protagonista anche nel musical dedicato a Rodolfo Valentino. E nel 2015 Scialpi e il suo compagno Roberto Blasi
prendono parte al programma Rai 2 Pechino Express. Alcune citazioni di Scialpi: ho conosciuto la disperazione e la stanchezza di vivere, che non significa voler morire, ma non sopportare più la vita. Un'altra citazione: credo che le botte prese nella vita in qualche modo spingano tutti noi a fare, prima o poi, qualcosa di assurdo, che non ci appartiene davvero. Arrivi a deturparti solo dopo un cedimento mentale. Ultima citazione di Scialpi: per me non esistono più il prima e il dopo, conta solo il presente. Il meglio è sempre e soltanto adesso e bisogna vivere tutto subito, senza rimpianti. E anche per oggi abbiamo terminato con l'oroscopo musicale. Vi aspetto domani e vi auguro un buon di pomeriggio. Un grande saluto da me, Silvia Pagni. Ciao a tutti!